Vediamo grottesche le decisioni di questo governo che continua a salva le città del sud e adesso salva anche i monumenti del sud. Noi stiamo aspettando da decenni soldi per le residenze sabaude in Piemonte, da Stupinigi a Racconigi, e la stessa Venaria hanno necessità di utilizzare dei fondi pubblici non solo regionali o comunali per cercare di essere risollevati architettonicamente e poi turisticamente. Questo è inaccettabile per noi della Lega e chiederemo spiegazioni in merito. 135 milioni di euro per i beni architettonici del sud, perché al sud c'è sempre grande cultura, mentre noi al nord non riusciamo a portare a casa neanche 1 milione di euro per la Certosa di Pavia. Bisognerebbe chiedere al governo, perché l'attenzione va sempre data anche sotto il profilo dei beni artistico-culturali soltanto e esclusivamente al sud. Io sono di Monza, c'è stata la Villa Reale di Monza che è rimasta a marcire per 60 anni, non arrivava al becco di un quattrino, adesso i giornali ci raccontano che c'è la Certosa di Pavia che cade a pezzi, sono siti molto vicini all'Expo e quindi di doppia importanza perché potrebbero richiamare turismo aggiuntivo in vista dell'Expo di Milano, eppure su 135 milioni zero al nord, neppure 1 milione di euro per la Certosa di Pavia, nonostante la polemica sui giornali, questo è scandaloso. Beh, al solito i soldi dal nord vanno al sud, un fiume senza fine, non c'è discontinuità tra questo governo e quelli precedenti che continuano a guardare solo in una direzione. Anche noi a Brescia, anche noi in Val Camonica abbiamo i nostri beni da proteggere, da tutelare e soprattutto da valorizzare. Siamo prossimi all'Expo, in Lombardia puntiamo molto su questo evento anche per pubblicizzare le nostre bellezze. E devo dire che lo faremo ancora una volta con i nostri soldi, dopo aver pagato ovviamente anche quelle di Calabria, Sicilia, Campania e quant'altro, ovvero dove deciderà Franceschini di mandare i nostri soldi. È una decisione che io reputo razzista, perché va ad aiutare solo ed esclusivamente un territorio quando non si tiene di conto delle esigenze del resto del paese. Se vengono ritenuti beni culturali come un possibile indotto per l'arrivo di turisti su questo territorio, per cui anche di un indotto economico, il ministro dovrebbe tener conto di tutto. Noi per esempio nella città di Lodi abbiamo una chiesa bellissima che è la chiesa dell'Incoronata, che ha bisogno di interventi, quindi per cui io dirò a tutti gli amministratori locali, i sindaci che incontro e anche alle varie parrocchie che hanno bisogno di interventi rispetto al proprio patrimonio, di scrivere al ministro Franceschini che è così generoso. Beh, direi che siamo alla stessa antica storia in base alla quale sembra che i problemi ci siano solo nel sud Italia, mentre invece il nord Italia, ricco di suo e per questo fortunato, problemi di questo tipo non l'ha. Io faccio l'esempio della provincia di Bergamo, ci sono tutta una serie di monumenti storici che richiedono interventi urgenti, faccio esempio il Grand Hotel di San Pellegrino, tutto il comparto che attorno, penso alla città di Bergamo con il complesso di Astino. Sono tutte realtà nelle quali gli enti locali e le forze locali stanno facendo i salti mortali appunto per conservarli e riqualificarli. Evidentemente qualcun altro, soprattutto in questo caso Sud Italia e quel governo che è in carica, vedono che invece no, problemi di questo tipo non ci sono. Purtroppo, diciamo, è la solita vecchia storia, questo nuovo governo non fa altro che confermare l'andazzo che ormai, diciamo, sembra quasi irrecuperabile. Ma è vergognosa, scandalosa, purtroppo si sprecherebbero gli aggettivi negativi. Quello che registriamo ancora è che i nostri comuni devono farcela da soli e che le ville venete, in particolare quelle della Riviera del Brenta, ma un po' tutto il nostro patrimonio architettonico, anche romano, perché abbiamo grossi insediamenti anche romani, e rimangono lì così abbandonati loro stessi, e i nostri sindaci e chi vuole difendere il patrimonio del nostro territorio deve continuare a venire in pellegrinaggio a Roma con il cappello in mano a chiedere che gli diano qualche migliaia di euro, mentre regalano 135 milioni di euro ai soliti noti amici di amici.